E voilà, ci siamo finalmente! Sì, cari amici, chi mi ha seguito un po' qui su YouTube, su Facebook, quest'estate, sa benissimo che io quest'estate ho avuto una grossa fissa, ho scoperto un autore e questo autore è Luciano Bianciardi. E Luciano Bianciardi, che io conoscevo ovviamente di nome, sì, ma che c'entra, non l'avevo mai letto, no? Non pensavo, ora mi lo scorcio questo naso, non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto. È diventato il mio autore preferito dopo Calvino, lo devo dire, sì, qui lo ammetto, ve lo dico subito, faccio il grande annuncio: Bianciardi è il mio scrittore preferito dopo Calvino. E ora quindi vi dico perché, cerco di dirvi un po' di motivare questa cosa, no? E anzitutto, come vedete, la location è sempre questa. Non ho cambiato, come quando parlo di letteratura, perché non mandava di spostarmi. Non mi andavo, la gatta qui che dorme, poi mi segue, poi... non mandava. Quindi stiamo bene io, sto bene lei, stiamo qua nel mio studio, tutto belli concettati, quindi sono rimasto qua. Se no devo spostare ogni volta la lampada, eccetera. Spero non vi dispiace, sarà sempre uno dei soliti video come sfondo, no? Bianciardi, cosa ho letto di Bianciardi? Ho letto questo, La vita agra. Non si può non iniziare da questo. Testo sconosciuto nei licei. Quando uno fa il liceo, Bianciardi non sa manco chi è. Quindi difficile leggerlo, no? Se non sai chi sia. La vita agra è un libro che Bianciardi ha scritto dopo la sua esperienza di espatriato, perché lui era di Ribolla, vicino Grosseto. Vicino ai luoghi dove vado io al mare, per intendersi, perché io vado verso Donoratico, quindi lui stava da vicino, la miniera di Ribolla c'era, e era un giornalista Bianciardi, e durante una delle sue, diciamo, delle sue intemerate giornalistiche, ha assistito alla distruzione della miniera di Ribolla, alla strage della miniera di Ribolla, a cui ha dedicato un libro molto corposo e che l'ha segnato profondamente. E infatti questo romanzo si apre con l'idea di uno che è una sorta di espediente autobiografico che emigra, va a Milano, lui è stato ovviamente a Milano a lavorare, e vuole far saltare un palazzone, che è il palazzo di quelli che hanno praticamente tirato le fila dell'attività mineraria lì a Ribolla, non curandosi della sicurezza. Descrive tutto, mi sembra, nel secondo capitolo. Questa esperienza anche della miniera viene riportata in Vita Agra. È in parte un romanzo autobiografico, in parte no, come sempre, e Bianciardi morirà giovanissimo, credo a 50 anni circa, di alcolismo, perché aveva questo difetto. Infatti anche il protagonista spesso volentieri va al bar e si notano anche qua le abitudini, che poi fanno parte delle abitudini di quella generazione di scrittori che abbiamo avuto in Italia nel dopoguerra, soprattutto nel secondo Novecento, che è stata a sua volta influenzata dagli autori americani. Per esempio da Burroughs, dalla Beat Generation, quindi c'è tutta questa influenza, c'è questa ribellione un po' verso il potere costituito, che passa anche verso gli atteggiamenti, no? Bukowski sarà uno che incanalerà anche questa energia, no? Passa anche verso gli atteggiamenti, e quindi Bianciardi riversa nel libro questa frustrazione. Ed è un libro bello perché, come tutti i grandi libri, non ha bisogno di una trama eccelsa. C'è lui che va lì a Milano, si potrebbe assumere così, fa due esperienze di lavoro, un paio gli vanno male, si mette a fare il traduttore, traduce dall'inglese, ci sono paginate su paginate intere dedicate al problema della traduzione. Conosce Anna, che è una che fa parte del suo stesso partito, il partito di quelli sovversivi, no? Di sinistra, che vogliono mandare in malora il Palazzo di Vetro, e lui, il protagonista, è stato mandato specificatamente da uno di Ribolla, da uno del partito, che ha detto vai là, buttalo giù quel palazzo. Però lui conosce Anna, e con Anna inizia una storia d'amore. Però lui è sposato alla moglie a Ribolla, con la figlia, credo fosse femmina, se ricordo bene, e inizia però questa storia promiscua d'amore. Allora lui fa tutti i conti di cosa serve per mandare i soldi là, per tirare a campare qua, con i costi di Milano esorbitanti, i costi degli affitti. Sembra, no, di risentire oggi la storia di Milano. Però lui ce la racconta negli anni 70-80, in cui c'era il cosiddetto boom economico italiano, e in cui però c'erano già tutti quei semi di capitalismo sfrenato che sono poi portatori di enormi differenze sociali.
E infatti questo è un libro che parla proprio a suo modo di una lotta di classe, di una differenza sociale tra il popolo e chi detiene il potere. Ma va oltre questa visione. Bianciardi, come Pasolini, è in grado di andare oltre e è in grado di andare a capire anche certe veti che si hanno nei confronti dei comportamenti e che incidono fortemente nella quotidianità, e che sono veti, anche questi, dice lui, dettati da un potere costituito, dettati da qualcuno che ti impone, per esempio, una vita sessuale, poi vorrei leggere le pagine bellissime sul sesso, una vita sessuale risicata, ridotta, perché così fai acquisti, così va a fare compere. Questa è una visione, se leggete Coppie di Giuseppe Cruciani, riproposta lì. E quindi è anche una critica verso questo tipo di situazioni, no? E il libro quindi è già interessante così perché ripropone la critica a vari livelli della società, ripropone come al solito l'inetto, il disagiato, che va in una città nuova, grande città, viene dalla provincia, lui c'è una scena molto bella in cui descrive la differenza tra chi prende il tram a Milano e chi prende il tram in provincia Ribolla. Chi prende il tram a Milano, dice lui, soprattutto verso il centro, sono quelli con le tette, quelle ragazze con le tette, no? Lui dice le tette, non il petto, bellissima questa distinzione tra il petto e le tette, perché il petto era quella roba unica, dice lui, unita, delle massaie della campagna toscana, quelle di 85 kg per gamba, che hanno il petto, hanno questa cosa, la sesta, la settima, che fa molto mamma, no? Fa molto mamma. Mentre a Milano hanno il seno, hanno le tette, è tutto rifatto bene, tutto preciso, tutto puntuale, roba da farti girare la testa, dice lui. Però c'è anche qua una distanza, una differenza antropologica, tra la Milano delle tette e la Milano del petto, tra la Milano delle impiegatucce tutte secche, tutte vestite uguali, dice lui, e degli impiegati tutti di fretta, tutti vestiti uguali, e invece con quelli, quelli della Ribolla, della Toscana negli anni 60, che invece andavano a rimorchiare in corriera, che più che rimorchiare facevano incontri, incontravano le mogli di una vita, le compagne di una vita in corriera. Una roba che è impensabile, dice lui, nella Milano del suo tempo, no? Dove c'è invece distanza, c'è freddezza nei rapporti. Ed è un grande libro non solo per questo, per queste splendide pagine, è un grande libro perché lui fa anche una critica su se stesso, capite? Cioè, Bianciardi, come tutti i grandi scrittori, non può fare a meno di parlare di sé quando parla anche di questo personaggio fittizio, pseudo fittizio inventato, che è di questa città, no? Non può fare a meno di parlare di sé, perché ci sono pagine, come per esempio, vi leggo un passo, siamo nel primo capitolo, nel secondo capitolo, in cui lui improvvisamente abbandona lo stile narrativo e il libro diventa un'altra cosa. E qui c'è la grande libertà degli scrittori. Non è che il romanzo ha una certa forma, che racconta una certa forma. Io infatti odio quei romanzi che sono solo romanzi, che è solo storia. Lui interrompe il racconto e dice a un certo punto, dice, datemi il tempo, dice lui, datemi i mezzi e io farò questo e altro. Costruirò la mia storia a vari livelli di tempo voglio dire, sia cronologico sia sintattico, farò squillare come ottoni gli auristi, zampognare come fagotti gli imperfetti, pagine e pagine di Awoivevo, da far scendere il latte alle ginocchia, svariare pesanti dal gemito del flauto al trillo del violino, la pasta densa del violoncello, tonare come grancasse, e se proprio volete ve li farò sentire tutti insieme, orchestrati in sinfonia, vi mostrerò il muso della trinca, vi darò la narrativa integrale, proverò a riscrivere tutta la vita, non dico lo stesso libro, ma la stessa pagina, tutta la vita la stessa pagina, scavando come un tarlo scava una zampa di tavolino, bellissima questa espressione, ricordo che dalle mie parti appena facevo buio dicevo allora, ma adesso sono poi ben certo che quelle parti fossero veramente le mie, e come perché io dicessi parti appunto mie dopo il calare del sole, proverò l'impasto linguistico, vi darò il romanzo tradizionale anche, datemi il tempo, datemi i mezzi, io toccherò tutta la tastiera bianchi e neri della sensibilità contemporanea, vi canterò l'indifferenza, la disubbidienza. Ma vedete che pagina questa? Questa siamo a pagina 29 dell'edizione Feltrinelli. Che pagina straordinaria, cioè dove lui a un certo punto interrompe tutto e dice no, fatemi scrivere e io vi dirò queste cose.
Uno che poi di tempo non ne ha avuto, perché vedete è molto giovane Bianciardi. Questa è la letteratura, questa è la differenza tra letteratura e la robaccia che si trova nelle classifiche bestseller di Amazon, dove Bianciardi non c'è mai. E poi ci sono altre grandi pagine, io me le sono un po' segnate perché le trovo straordinarie. Allora, ci sono due punti per me importanti, ce l'ho tutti nel telefono. Uno è sul sesso, vi voglio raccontare questa sul sesso, perché lui passa le giornate a Milano a fare sesso con la Anna, con la nuova compagna. Prendono prima una casa in affitto, poi si trasferiscono, racconta dei vicini di casa, cose bellissime ovviamente, e poi dice del sesso. Il sesso perché, dice lui, viene bandito dalla società? Perché dice... Questo vuole la classe dirigente, questo vogliono sindaco, vescovo e padrone, questurino, sociologo e onorevole. Vogliono non già una vita sessuale vissuta, ma il continuo stimolo del simbolo sessuale che induca a muoversi all'infinito. Voi pensate, non vogliono il sesso vivo, vogliono lo stimolo che continua a riprodursi. Un simbolo sempre ritrovato nell'apparenza che la gente accetta senza discutere, altrimenti come spieghereste la fortuna delle diete dimagranti, del modello steccoluto asessuato, il quale riassume ed eleva a modulo la donna rivista, attivista, carrierista, stirata, stacchettante, petulante, negata quindi al coito verace. Sentite che pagine straordinarie. Cioè questa c'è, qua dentro c'è una critica a tutta la società, e questa è la parte, una delle parti che io ho adorato di più, e in cui dice anche che finirebbe la civiltà moderna, no? Senza che questo istinto al coito fosse perpetrato. L'unico grande bisogno, dice lui, se tutti potessero dare libero sfogo alle proprie fantasie, sarebbe quello di accoppiarsi, saremmo tutti più felici, si farebbe l'amore in mezzo a prati. Tutto questo ovviamente intriso di uno stile un po' toscaneggiante, bellissimo quando lui porta la prima traduzione da quella che poi era la responsabile che gli dava il lavoro per le traduzioni, e questa, c'è tutto un capitolo, un intero capitolo in cui questa gli fa notare che ha tradotto male questo, ha tradotto male quest'altro, e che gli dice: oh, è pieno di toscanismi. E in effetti, se voi leggete Bianciardi, voi sentite parlare toscano, anche se non c'è un dialetto vero e proprio toscano, noi abbiamo qualche parolina così, però sentite il toscanismo, perché il toscanismo è nell'atteggiamento, è nel modo di raccontare un qualcosa che Bianciardi ha magistralmente, ovviamente, no? Ecco, qui c'è una parte splendida, meravigliosa, sul viaggio, perché lui critica anche, vedete, questi atteggiamenti. Siamo a pagina, porca miseria, non ho segnato la pagina, mi è andata via nello screenshot, però critica anche questi atteggiamenti, come il viaggiare. Io sono uno, come sapete, contro i viaggi, proprio contro, odio i viaggi, odio chi viaggia, chi si fa piena la bocca del viaggio, dell'idea del viaggio. E lui dice, parla di quando lui ha fatto il militare durante la guerra mondiale, e quindi lui dice da quel momento viaggiare per i treni non è che mi piaccia molto, e dice: poi secondo me non serve a nulla ai giorni nostri, non ci impari proprio niente. Anche uno che abbia ambizioni di scrivere, dice lui, no, perché c'è questa idea del viaggio che ti apre, non è che viaggiando apprenda qualcosa di nuovo o trovi argomenti da raccontare, al massimo potrà scrivere qualche articolo di giornale. Ma se è una persona seria, tornando si guarda bene dal mettere sulla carta quello che ha visto o creduto di vedere. Io, per esempio, un amico scrittore che una volta andò in aereo sino a Pechino, nel Katai, come dicevano gli antichi. Eppure, siccome uno scrittore serio, tornando non si è mica messo a parlare dei cinesi. Al contrario, ha continuato a parlare dei cecinesi. E fa bene, perché quelli li conosce davvero, gli abitanti di Cecina. Insomma, non c'è niente da fare, bisogna star qui perché siamo poveri, e ci manca il coraggio di dare la balta al carretto e metterci a campare come barboni autentici. Finché non avremo questo coraggio, dobbiamo star qui e sgobbare. Poi c'è di nuovo la critica del lavoro, ma il succo è quello. Chi viaggia oggi a cosa gli serve? Dice lui, non serve neanche a scrivere, perché si scrive sempre di quello che si conosce. Quindi in questo testo voi trovate una grande critica alla società, una grande critica alla letteratura, un grande esercizio di autocritica al proprio stile letterario, tutte cose che sono assenti nella gran parte degli autori. Questo è veramente un grande libro. Bianciardi spesso è chiamato il più grande dei minori, ma Bianciardi non è un minore, siamo al cospetto di un gigante, per lo stile e per il modo di raccontare le cose, sempre ironico, sempre divertente, perché la letteratura deve divertire, deve essere divertente. Fatemi sapere voi se avete letto anche Lucianone, se avete letto La vita agra, e vi porterò tutta la trilogia della rabbia sul canale, lo dico qui oggi, ve la porto tutta,
Mettete mi piace al canale, commentate, ci vediamo alla prossima, ciao!